Onestà e trasparenza. Due parole chiave per il governo del cambiamento, due modi di agire attraverso i quali, sin dai primi giorni, abbiamo voluto dare un indirizzo di rottura con gli schemi del passato. Ieri pomeriggio alla Festa Italia 5 Stelle ho annunciato la decurtazione del 20% dello stipendio. Ovviamente nessuno me lo ha chiesto, ma mi sembrava giusto e opportuno farlo. Perché siamo noi i primi a dover dare il buon esempio. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, che posta anche la foto della sua richiesta in merito alla riduzione della propria indennità di carica. Abbiamo tagliato, aggiunge, i vitalizi, e taglieremo le pensioni d'oro. Il concetto di equità è al centro della nostra politica, come anche l'interesse dei cittadini. Proprio all'insegna della trasparenza vi mostro qui la lettera, datata 16 luglio. Ha detto ancora il premier durante la Festa Italia a 5 Stelle. Punto lettera che ha spiegato il premier riporta la richiesta al segretario generale di Palazzo Chigi, presidenza del Consiglio dei Ministri, per la riduzione del 20% dell'indennità di carica spettante al presidente del Consiglio dei Ministri a cui, appunto, ho fatto riferimento ieri pomeriggio. Eppure, c'è chi si è subito preso la briga di controllare le affermazioni del Presidente del Consiglio. Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, che sul proprio profilo Facebook ha commentato così. Giuseppe Conte dice di essersi ridotto lo stipendio del 20%. Dal sito ufficiale del governo non risulta. C'è scritto che prende 114.000 euro all'anno, esattamente come i suoi predecessori Renzi e Gentiloni. Il documento è del 6 agosto, scrive il deputato. L'esponente del PD ha pubblicato la certificazione dell'indennità del premier presente sul sito del governo. E poi si è chiesto. Il sito non è aggiornato. C'è un errore. Aver assunto tre ex Casaleggio con mega stipendio non basta per informazioni tempestive. A capo del sito e dei social di Palazzo Chigi ci sono tre ex collaboratori di Casaleggio e della Casaleggio associati, assunti con incarichi e stipendi da dirigente di prima fascia. Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa a 170.000 euro, Dario Adamo, responsabile e sito web e social a 115.000 euro, Pietro Dettori, responsabile comunicazione e social di Di Maio a 130.000 euro. Fa un totale di 415.000 euro per sole tre persone, arrivate dall'esterno. Quasi mezzo milione di euro.